Ciao bimbiofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo per il Fangirl Legge Tolkien GDL, il gruppo di lettura che sta andando avanti da aprile, dedicato a Tolkien, de La caduta di Gondolin. Allora, se seguite questo GDL più o meno dall'inizio, sapete che abbiamo letto inizialmente la trilogia del Signore degli Anelli, un libro al mese, ci siamo fermati ad agosto per leggere a settembre Lo Hobbit, e per queste due grandi letture, in realtà c'è per ogni libro del Signore degli Anelli un video dedicato. Una volta finito Lo Hobbit, però, ho voluto fare una live, quindi c'è una live di un'oretta dedicata sia al Signore degli Anelli sia a Lo Hobbit, e poi abbiamo cominciato a leggere i tre grandi romanzi inediti che riguardano la Terra di Mezzo. Prima Beren e Lúthien, e c'è un video dedicato sul canale. Siamo arrivati, dopo appunto questa storia d'amore bellissima fra Beren e Lúthien, alla caduta di Gondolin, e questo è il video in cui ve ne parlo. In questo mese leggeremo I figli di Húrin e ci sarà un video anche per I figli di Húrin, però una volta finiti questi tre grandi racconti voglio fare una live per tutti e tre, quindi a gennaio, inizio gennaio, metà gennaio, vi annuncerò una live per parlare di questi tre grandi libri, tre grandi racconti, e la stessa cosa farò una volta finiti gli altri racconti che leggeremo e poi il Silmarillion che concluderà il tutto. E quindi che dire della caduta di Gondolin? Per me era una prima lettura. Io appunto avevo già letto Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, tutti gli altri libri per me, tranne parte del Silmarillion che ho sempre cominciato a leggere per mai finirlo, sono delle nuove letture. Beren e Lúthien l'ho amato un sacco. Anche la caduta di Gondolin mi è piaciuto tantissimo, ma per prima cosa, come ho già detto per Beren e Lúthien, io credo che niente potrà mai arrivare al mio amore per Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Però, come per Beren e Lúthien, io ho amato scoprire la caduta di Gondolin, e rispetto a Beren e Lúthien, ecco, io di Beren e Lúthien sapevo qualcosina, della caduta di Gondolin praticamente nulla, cioè mi sono immersa in questo racconto senza sapere davvero niente su Gondolin. Certo, si narra un po' di Gondolin nel Signore degli Anelli, di Erendil, ma si sa davvero poco. Ci sono dei canti, delle piccole frasi di Elrond, ma non si sa praticamente niente di Gondolin. E quindi è stato bello entrare quasi a occhi chiusi in questo romanzo. Come per Beren e Lúthien, anche qui c'è l'intervento di Christopher Tolkien, che ha curato per ultimo questo libro, andando a inserire tante versioni della stessa storia, come per Beren e Lúthien, che all'inizio può sembrare molto semplice, e poi ci sono tutte le altre opere in cui è citata, in cui la storia si evolve, da una cosa semplice diventa molto più complessa, ci sono delle cose che cambiano, sebbene la storia in generale resti la stessa. Quindi, come per Beren e Lúthien, sia una sorta di documentario in cui Christopher Tolkien ogni tanto compare per giustamente dare degli aneddoti, spiegare come la storia si va ad evolvere. Non mi ha dato fastidio, così come non mi ha dato fastidio in Beren e Lúthien, non mi ha dato fastidio neanche qui, anzi, credo che senza questi interventi il libro potrebbe essere decisamente incomprensibile. Altra cosa, io sono abituata ormai allo stile di Tolkien. Lo stile di Tolkien, soprattutto quello del Signore degli Anelli, è molto complesso, ostico e per molti pesante. E lo comprendo, cioè io qui continuo a dirvi che se non riuscite a leggere Tolkien è normale, non è un autore per tutti, così come nessun autore è per tutti, e comprendo assolutamente che lo stile sia un grandissimo ostacolo, così come l'inizio della Compagnia dell'Anello secondo me è un grandissimo ostacolo. Infatti consiglio sempre di iniziare da Lo Hobbit, che invece ha uno stile molto, ma molto più semplice, cioè si vede che è pensato per un pubblico anche più giovane. Quindi io, nonostante conosca lo stile di Tolkien, ho trovato la caduta di Gondolin, soprattutto all'inizio, dopo il prologo, la prefazione di Christopher, proprio quando c'è il racconto di Gondolin, molto complesso. Perché rispetto a Beren e Lúthien ho notato i dialoghi pari a zero, le frasi pari a zero, è tutto raccontato, che ci sta. Ho
ovviamente, però pur conoscendo lo stile di Tolkien, ho trovato questo libro, togliendo da parte Silmarillion, il libro più complesso e ostico da leggere per quanto riguarda quest'autore. È lo stesso stile usato alla fine nel Signore degli Anelli. Però sarà che io quando ho letto Il Signore degli Anelli ero talmente già tanto innamorata della Compagnia dell'Anello, perché io ero molto piccola quando ho letto Il Signore degli Anelli, ho letto tutto il libro dopo aver visto solo il primo film, perché me ne innamorai appunto quando avevo 12 anni al cinema, anzi 11 anni, vabbè non mi ricordo, comunque alle medie. In questo caso, non conoscendo la storia e dovendomi approcciare allo stile di Tolkien, l'ho trovato complicato. Quindi non è assolutamente un libro da leggere se non si ama Tolkien, se non si apprezza comunque lo stile di Tolkien, il mondo creato, se non si è curiosi di scoprire di più. Io sto affrontando questo gruppo di lettura e questa lettura di tutti i libri di Tolkien ambientati ad Arda con la curiosità di conoscerla sempre meglio. Ed è questo che mi ha fatto amare un sacco la caduta di Gondolin, perché io non ne sapevo niente. E adesso vedere come questo racconto e tutte le sue trasformazioni, tutto il suo percorso sia collegato a sia Beren e Lúthien sia al Signore degli Anelli, a Elrond, è bellissimo. Io poi amo gli elfi. Gli elfi sono le mie creature preferite nell'universo di Tolkien. Nonostante io continui ad amare come personaggi preferiti in generale Aragorn e Gandalf e Sam, non tre elfi, comunque gli elfi mi affascinano, cioè io volevo fin da piccola vivere a Gran Burrone o a Lothlórien al massimo. E io sognavo di essere figlia di Elrond, quindi capite la gioia nel leggere di quelli che sono i suoi genitori. Perché? Perché Gondolin è questa città elfica, l'ultima città elfica che sfugge al grande nemico, al nemico nero Morgoth. Qui non abbiamo Sauron, abbiamo Morgoth, abbiamo la prima era, abbiamo una terra, la più vasta zona della Terra di Mezzo che sta venendo conquistata. E Gondolin è l'unica città che resiste ancora al male. Una città bellissima che inevitabilmente fa pensare anche a Minas Tirith, sebbene Gondolin credo sia molto più bella. E il destino degli elfi viene affidato da un Vala, quindi dal dio del mare, da Ulmo, a un uomo. Io non sapevo che avrei letto un'altra storia d'amore dolcissima fra un uomo e una elfa, come Beren e Lúthien, come Aragorn e Arwen. La speranza nasce proprio da degli amori improbabili, impossibili, vietati a volte. È bellissimo, perché Tuor avrà come compito, appunto, da un Valar andare a dire al re di Gondolin, Turgon, giusto? Gioia, devi fare così perché sta arrivando il male, ci vogliamo dare una mossa. E Turgon, ovviamente, non vuole lasciare la sua città, non lo farà fino alla fine. Bellissimo anche questo. Però è affascinato da Tuor, lo fa arrestare, lui resta lì e si innamora della figlia del re, un'elfa. Ed è proprio dal loro amore che ci sarà Erendil. E da Erendil nascerà Elrond. Erendil è il padre di Elrond. Io impazzita. E Erendil, tra l'altro, si unirà, avrà come moglie la figlia del figlio di Beren e Lúthien, perché Beren e Lúthien hanno il figlio Dior. Dior, penso più Dior, e lui avrà la figlia Elwing che si sposerà con Erendil, figlio di Tuor e Idril, e entrambi avranno Elrond e non solo. Cioè, capite che è tutto collegato? Io ho amato tantissimo tutto ciò. E come si attua il titolo? Come c'è la caduta e la distruzione di Gondolin? Credo per il più grande tradimento che vedrò nella Terra di Mezzo. Io ora non ho letto I figli di Húrin, non ho letto gli altri racconti, però wow, cioè Melkin, si pronuncia così il nome di quell'elfo? Comunque, un elfo innamorato di Idril, preso da Morgoth, e Morgoth un genio, perché alla fine va a giostrare sulla debolezza di questo elfo innamorato e dice: ok, tu dammi una mano, dimmi come entrare a Gondolin, in cambio ti do Idril,
lui innamorato, e dopo poi tortura e quant'altro, dice ok, entriamo a Gondolin, ti spiano la via, perché sarà lui poi a dire ma no, ma restiamo qui, difendiamoci, non andiamo via. E lui sarà la causa della caduta di Gondolin, della distruzione di Gondolin, perché davanti a un esercito, tra l'altro un esercito con i Balrog, che cioè, ne abbiamo visto uno nel Signore degli Anelli, ha fatto un casino con Gandalf, immaginatevi un esercito, altre creature malvagie, i draghi, ovvio che gli elfi non potevano farcela, tra l'altro questo maledetto cattivo che voleva uccidere anche Idril e il figlio Erendil, grazie a Dio Tuor, dopo che viene anche nominato erede da Turgon, che è una cosa bellissima il fatto che il re rimanga a Gondolin e si sacrifichi con la sua città, un po' come il capitano non abbandona la nave, ecco, il re non abbandona la sua città, il suo esercito. Insomma, questo elfo viene ucciso, però a che costo? Cioè, è un tradimento assurdo, non so se ne leggeremo altri del genere. In realtà, appunto, di tradimenti nel Signore degli Anelli e nell'Hobbit non ci sono, cioè ci potrebbe essere, che ne so, penso a Boromir, penso a Thorin, però non così forti, capito? Cioè potevano tradire, ma non l'hanno fatto. Bilbo ha un po' tradito Thorin, ma è a fin di bene. Cioè, qui c'è una distruzione di una città dietro un tradimento assurdo di un elfo di quella città che, accecato dalla gelosia, la dà in pasto al nemico. Terribile. Terribile anche la battaglia, terribile tutto. Bellissimo vedere come appunto la storia, dall'essere semplice, fra virgolette, va a essere sempre più ricca di dettagli nelle altre versioni, ed è stato bellissimo leggerlo. Ripeto, molto ostico, molto difficile, soprattutto all'inizio, per tutti i nomi, i nomi non solo di persona, di tantissimi personaggi, ma anche di luoghi, eccetera, eccetera. Lo stile è difficilissimo, però comunque è super affascinante. Mi è piaciuto un sacco come libro. Non ai livelli di Beren e Lúthien, mai ai livelli del Signore degli Anelli e l'Hobbit, però ho amato leggerlo, ho amato capire tutte queste tutti questi collegamenti con Elrond alla fine, e mi è piaciuto un sacco. Quindi, che dire, bello, ottimi significati, ottime riflessioni, ottimo, che sto a dirlo a fare, è Tolkien, però ottimo world building, ottimi personaggi, ottimo tutto, è un libro bellissimo. Non è un libro per tutti, me ne rendo conto, un libro ostico, il più ostico al momento, vedremo con i figli di Urin, però un libro che mi è piaciuto e sono tanto contenta di averlo finalmente letto. Inutile dire che le illustrazioni di Alan Lee sono state di grande aiuto, e non solo le illustrazioni di Alan Lee, qui c'è la battaglia, la città in fiamme, ma anche alla fine abbiamo mappe generazionali, insomma, un'altra mappa importantissima e una serie di elenco dei nomi che comunque è molto 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 utile. Tra l'altro c'è un Legolas Verdefoglia che mi ha un attimo destabilizzato, ho detto no, aspetta, tu non puoi essere il mio Legolas Verdefoglia, sei un altro, e infatti non è lui, ovviamente, qui siamo nella prima era. E quindi niente, un ottimo libro, mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di andare avanti. Fatemi sapere se voi l'avete letto per questo gruppo di lettura e cosa ne pensate, se la pensate più o meno come me, se vi ha entusiasmato e tutto il resto. Io spero tanto di sì, spero tanto che andrete avanti con me in questo gruppo di lettura. Ci vediamo con i figli di Húrin a inizio gennaio con un video e poi con una live, perché voglio parlarne con voi meglio di tutti questi tre libri, Beren e Lúthien, Caduta di Gondolin e i figli di Húrin. Quale mi piacerà di più? Al momento Beren e Lúthien. Però anche la caduta di Gondolin mi è piaciuto. Se non fosse stato così ostico, forse mi sarebbe piaciuto ancora di più. Vedremo con i figli di Húrin. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Grazie se mi lascerete un commento. Grazie mille per ogni like, condivisione e iscrizione. Ci vediamo ancora nella Terra di Mezzo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!